Questo programma è offerto da... Da Euronics Gruppo Tufano, fino al 27 settembre, continuano gli sconti fino al 50%. Qualche esempio? Samsung smartphone Galaxy A10, tuo a 129 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2020. Samsung Smart TV 65 pollici 4K, tuo a 599 euro. Scarica l'app di Euronics e consulta il nostro volantino e le offerte a te dedicate. Acer Notebook con SSD da 128 giga, tuo a 349 euro. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Normende Android TV 32 pollici, tua a 149 euro. PlayStation 4, più Call of Duty Infinity Warfare, tuo a 269 euro. Vieni a trovarci e scopri le offerte a te dedicate. Il bello da Prezioso Casa è che ti senti proprio come a casa, la tua. Mille ambienti, rigorosamente made in Italy. E 35 consulenti che ti seguono passo passo, proprio come me. Prezioso Casa, sempre più vicino a te. Eh? Pure troppo. Prezioso Casa. Approfitta ora per cambiare le gomme della tua auto. Vieni da Tufano Gomme. Sì, da Tufano Gomme Arzano, non perdere questa occasione. Sconti fino al 70% per l'acquisto di 4 pneumatici. Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas. Da oggi anche centro revisioni. Convenzionato con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, Arzano, Nola, Casandrino. Drive è a Nola, in piazza Clemenziano, numero 12, a Comiziano, incrocio strada statale 7 bis, a Napoli, in via Scarfoglio, 5A, e a Caserta, alla rotonda di Caserta Sud. www.udrivecars.it. Giornata di campionato, sinceramente mi sembra qualcosa di eccessivo. Perché? Perché comunque parliamo di un Napoli che ha appena iniziato la stagione. È vero che l'Inter ha ottenuto 5 vittorie su 5, la Juventus anche se con qualche difficoltà mantiene il campo e riesce a vincere ugualmente. Abbiamo visto contro il Brescia, prossimo avversario del Napoli, c'è stato un attimo di sbandamento, però poi gli uomini di Maurizio Sarri sono riusciti a ottenere la vittoria. Detto ciò, però, è anche vero che il Napoli adesso dovrà ripartire dalle certezze costruite nel tempo. Certezze, che cosa significa questa parola? Significa che magari qualche esperimento in meno può portare a qualche risultato in più, solo il campo potrà dircelo. Mettere però subito in discussione Carlo Ancelotti e sentire che tutti adesso già parlano di una squadra che non ha più
le proprie convinzioni mi sembra eccessivo. Lo stesso Napoli che ha battuto il Liverpool, lo stesso Napoli che dopo 3 giorni è andato a Lecce su un campo difficile ha vinto 4-1, e quindi non è che improvvisamente sono diventati brocchi. Salutiamo anche Giovanna che ci scrive attraverso la diretta di YouTube. Buonasera, non si possono perdere queste partite, il problema riguarda la difesa, siamo una grande squadra ma non facciamo, se non facciamo gol non va bene. Ok, ci sta questa considerazione, però è anche vero che bisogna essere più sereni nelle disamine. I tifosi per me possono dire tutto quello che vogliono, possono fare le loro disamine, possono dire che secondo loro andava inserito Tizio piuttosto che Caio. Se lo dico io, magari sembrando negativo al massimo, e poi tra 3 giorni il Napoli vince nuovamente e parlo di nuovo di un grande Napoli, ho poca coerenza, no, con me stesso. Quindi chi parla di Napoli lo deve fare con cognizione di causa. Do la buonasera al nostro primo ospite in collegamento con noi, grande ex numero 10, indossato la maglia del Napoli, un caro amico, e Benny Carbone. Ciao Benny, buonasera. Amico mio, buonasera. Buonasera Antonio, come stai? Tutto bene, tutto bene. Stavamo parlando ovviamente di questo post Napoli-Cagliari, ci si aspettava qualcosa in più, però guardando i dati vedono un Napoli che comunque ha tirato 17 volte nello specchio della porta e il Cagliari una volta, è riuscito a sfruttare al meglio quell'occasione e a vincere la partita restando arroccato in difesa. Serve equilibrio, no, nei giudizi, soprattutto a Napoli conosci bene la piazza. E che cosa bisognava aspettarsi di più? Voglio dire, il Napoli ha fatto per l'ennesima volta una grandissima prestazione, poi chiaramente il risultato non è stato quello che tutti quanti volevano, quello che tutti quanti volevamo per la vittoria del Napoli, però il Napoli ha tirato in porta, come hai detto te, 20 volte, ha preso 2 pali, ha creato tantissimo e tante volte purtroppo nel calcio non si raccoglie mai quello che si merita, insomma, succede così, tante volte magari fai una grandissima prestazione come quella del Napoli di ieri e il Cagliari tira una volta in porta e vince la partita. Ho visto, però rimane sempre, sì, la grande prestazione, rimane sempre comunque una squadra che secondo me è strutturata, secondo me, per arrivare fino alla fine per vincere il campionato, io ne sono convintissimo. Benny, quindi al di là di quello che abbiamo visto nelle prime 5 giornate, l'Inter di Conte chiaramente fa 5 su 5, è anche vero che ha avuto un cammino rispetto al Napoli forse leggermente più in discesa, perché tra le gare in casa, gli avversari che forse non erano ancora registrati al meglio, qualche difficoltà in meno rispetto al Napoli, è andato a giocare a Torino contro la Juventus, l'esordio contro la Fiorentina, e quindi è chiaro che non era semplice. Poi se ci mettiamo in mezzo anche la vittoria con il Liverpool, quindi gara molto impegnativa, tutto sommato un bilancio positivo lo si può fare, anche se all'indomani di una sconfitta tutti dicono però il Napoli non può perdere in casa col Cagliari, ci sta nella disamina, ma tra 3 giorni si torna in campo, è ovvio che c'è il Brescia, l'avversario da affrontare con grande serenità, però non ho visto un Ancelotti turbato dalla prestazione della squadra. Ho visto un Ancelotti che comunque diceva: ragazzi, ma io sono certo che questa squadra farà bene. Vabbè, ma Ancelotti ha perfettamente ragione e io sono completamente d'accordo con lui, perché io vedo il Napoli che gioca a calcio, che gioca sempre a viso aperto, che affronta tutte le squadre in modo perfetto, positivo, non ha paura, cioè crea tantissimo. Chiaramente quando giochi con delle squadre che si chiudono, magari puoi concedere qualcosa con qualche contropiede, con qualche ripartenza, ma quello fa parte ed è normale, fa parte proprio del modo di giocare del Napoli, che l'80% della partita la gioca nella metà campo avversaria, e quindi è normale che un allenatore così esperto, così importante come Carlo Ancelotti, credo che sappia benissimo che il Napoli è una squadra fortissima, che si è rinforzata, che sono arrivati dei giocatori importanti e che chiaramente se la può giocare fino alla fine. Ancora siamo alla 5ª giornata, l'Inter è partita fortissima perché comunque Antonio Conte ha dato dei nuovi stimoli a una squadra che secondo me
è veramente forte, la vedo veramente forte. Il fatto che non prendono gol, è una squadra tosta, è una squadra che rispecchia il proprio allenatore sotto tutti i punti di vista, ma l'ha fatto vedere in tutte le panchine che Conte ha allenato. Quindi che l'Inter in questo momento qui è prima in classifica, secondo me non è una novità, insomma. Diciamo che c'è l'effetto sorpresa, quindi ci può stare un effetto positivo in chiave nerazzurra. Tornando invece al Napoli, molti dicono, però forse, sai, sfruttando meglio l'arma Llorente, facile dirlo, perché ha avuto un ottimo inizio, un ottimo impatto con Napoli, ha segnato, ha fatto gli assist, quindi è ovvio che se oggi diciamo, magari schierando Llorente dal primo minuto, forse poteva finire diversamente, scopriamo l'acqua calda. Però, ecco, al di là di questo, è anche vero che forse Ancelotti ha voluto studiare un tipo d'attacco diverso, no? Con Lozano, lo stesso Insigne, Caglione a destra, Mertens, quindi tutti piccoletti, contemporaneamente non li avevamo mai visti. Però forse, ecco, gli sembrava la gara opportuna per tentare questo test, quindi per provare a vedere come andavano in campo. Mi insegni, tu hai fatto e fai l'allenatore ottimamente. Sei stato vice o sei ancora vice, non so, di Zega, come sono le No, io sinceramente Perdona la franchezza, ammetto la ho lavorato mia. con Walter fino all'anno scorso a Venezia, fino allo scorso campionato con la Venezia. Io sono molto legato a lui, ho un rapporto incredibile, siamo fratelli e chiaramente veramente sono stati 2 anni bellissimi. Mi hanno sicuramente migliorato tantissimo sotto tutti i punti di vista, sia a livello proprio professionale che a livello proprio tecnico, perché vedere le cose sotto un'altra prospettiva sicuramente mi sono migliorato tantissimo. Però chiaramente c'è da dire che io se ho la possibilità di ricominciare, insomma, a fare l'allenatore, ne parlerò prima con Walter, se arriva una proposta che, insomma, che non si può rifiutare, io ne parlerò sicuramente prima con Walter. Però la mia voglia è sempre quella di fare, insomma, l'allenatore, Ecco, quindi possiamo dire che anche come primo, ecco. cioè. Assolutamente, no, 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 nel senso che se capita l'occasione giusta, chiaramente io vorrei iniziare a fare l'allenatore prima, certo. Ottimo, quindi cari amici all'ascolto, club di Serie A, Premier, Champions, il messaggio è stato lanciato, anche se vogliamo un po' a sorpresa perché non era così, è venuto tutto fuori spontaneamente. E, tra l'altro, un'esperienza, se vogliamo, anche bagaglio personale accumulato importante, no? Al di là del rapporto con Walter Zenga. Sì, esperienza in Serie A, ma anche No, dicevi tu io ti del dico, Venezia. Antonio, ho fatto Cioè, quattro ormai secondo me anni. ci sei, eh? Anche No, perché ho no, no, visto ma tanti infatti, ma allenatori infatti. essere lanciati così, prima squadra, senza background, invece tu, c'hai un bagaglio di No, Anto, ma esperienza. il mio dire che mi sono migliorato tantissimo non è una parola, una frase fatta, nel senso che io ho fatto l'allenatore in prima per 4 anni e chiaramente questi 2 anni da collaboratore a Walter Zenga mi ha permesso di vedere anche le cose da un'altra prospettiva, quindi da secondo, e quindi probabilmente in tutto questo mi sono migliorato tantissimo, perché ho allenato il Crotone in Serie A, il Venezia in Serie B con una persona che secondo me, con una persona in primis, ma anche con un allenatore che secondo me è molto aggiornato, è un allenatore veramente che è avanti, che è una macchina da guerra, e sotto tanti aspetti io ho imparato tantissimo da questo allenatore, quindi me le porterò sicuramente dietro, se succederà. Se poi capita che io devo ripartire di nuovo con Walter perché chiama Walter, eccetera, cioè poi Si valuta. valuterò, ma la mia idea è comunque quella di iniziare a fare di nuovo l'allenatore prima, quello è sicuro. D'altronde, anche lo stesso Carlo Ancelotti, no? È partito più o meno così, con risultati importanti, straordinari, poi una carriera incredibile, forse anche al di sopra di ogni aspettativa, perché quando sei un grande campione, me lo insegni, ripetersi anche sulla panchina, quindi con un altro ruolo, non è mai semplice.
No, no, assolutamente. Non significa essere un grande campione da calciatore che poi diventi un allenatore di un certo livello come è diventato Carlo. Insomma, Carlo ormai è un allenatore veramente di grandissimo livello, perché comunque ha fatto dei risultati importanti, ma ha allenato anche dei club, cioè, storici. Cioè, che tante volte uno dice quando alleni Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, insomma, sono tutti dei club che magari ci potessi arrivare ad allenarli, insomma. Benny, arrivano domande per te da parte dei Anzi, tifosi. fammi dire anche un altro Dimmi. grande club, che è il Napoli. Vabbè, Il ma Napoli. tu ce l'hai nel cuore il Io sono Napoli, di no? parte, lo sai, no? Qualche ora fa vedevo sui social una foto pubblicata dal Pampa Sosa, che salutiamo, che ha incontrato al Gimnasia La Plata Diego Armando Maradona, la camisetta numero 10 del Napoli portata a Diego dal Pampa. E tu, tra gli ultimi, d'altronde c'era anche un coro famoso che ti menzionava, che ha indossato la maglia numero 10 del Napoli, ci sei, quindi Io sono stato l'ultimo perché poi l'hanno ritirata. sì, no, il Pampa dice io in Serie C, ovviamente l'ultimo proprio che Ma non c'è, fisicamente sì, ma non c'è il nome però, non è ufficiale. è vero, la massima serie. Adesso se mi sente il Pampa si arrabbia, vabbè, ma salutiamo il Pampa al quale vogliamo un sacco di bene. Bene, tornando al campionato, ma credi che quindi il Napoli non subirà contraccolpi psicologici? È un po' la domanda che è stata fatta, Ma anche a caldo. no, assolutamente Antonio, non scherziamo, cioè, ma poi ci sono dei giocatori forti, sono arrivati dei giocatori altrettanto fortissimi per rafforzare questa squadra. Poi, cioè, tra allenatore, direttore sportivo e presidente, io non credo che si possano permettere di fare una cosa del genere. Cioè, io credo che ci siano veramente tutti i presupposti per ripartire alla grande. E prima o poi, secondo me, anche l'Inter farà magari un passo falso per poter far prendere di nuovo un po' di terreno a Napoli. Vabbè, poi ci sono gli scontri diretti, insomma, può Ci sono gli scontri succedere. diretti, esatto, ma poi credo che comunque Antonio stia facendo sicuramente un buon lavoro, ma cioè, magari anche loro avranno una partita storta come è successo anche in Champions League, voglio dire, e quindi il Napoli magari ne può approfittare, perché il Napoli, secondo me, a livello di prestazione non è mai andato al di sotto delle aspettative. Poi magari qualche risultato non è arrivato, come quello di domenica, però si deve partire da quello, ma lo sa Ancelotti, lo sa Giuntoli, lo sa il presidente, ma lo sanno soprattutto i giocatori. I giocatori sono convintissimi che sono una squadra assolutamente che può lottare per lo scudetto. Bene, ultima curiosità, ma tra i nuovi acquisti, quindi Llorente, Elmas, Manolas, Di Lorenzo, Lozano. Lozano, chi è che ti ha impressionato di più? Ma in questo momento è ancora presto per dirlo, però io credo che Lozano possa diventare veramente una carta, un uomo in più, a parte l'Oriente, che è un giocatore che secondo me fa molto, ma molto comodo, perché dà un'alternativa diversa insieme a Certo. Milik lì davanti. E quindi il fatto che comunque il mister abbia cambiato anche modulo, perché adesso sta giocando con 4-4-2, confronto lo scorso anno, insomma. E gli dà tante alternative. I giocatori che hanno, lui poi si può permettere di cambiare anche in corsa, può passare a giocare in qualsiasi modo, perché ha dei giocatori che glielo permettono. Sono dei giocatori veramente, sono arrivati dei giocatori veramente importanti, importanti, che gli può fare veramente far fare il salto di qualità per appunto competere per giocarsi lo scudetto. Ma hai detto Lozano, Lozano ricorda un po' Benny Carbone No, sì, Lozano secondo me è più un esterno, non è una punta, o no? perché comunque lui ha giocato da esterno, e per le qualità che ha, e io credo che tutti i giocatori a questi livelli qui possono giocare in tutti i ruoli oggi, perché è la qualità che glielo permette. Lozano è uno di quelli che ha grandissima qualità, quindi se lo metti da seconda punta, lo metti da esterno, è come Lorenzo. Lorenzo lo metti esterno o lo metti seconda punta, come è successo l'anno scorso, ti fa sempre la differenza, insomma. Sono dei giocatori così forti che secondo me non hanno problemi a mettersi subito a disposizione e fare comunque la differenza in qualsiasi ruolo. Questa domanda non te la faccio perché è un po' cattivella, anche perché poi ti farei entrare in una polemica tra ex calciatori che non mi sembra il caso, perché hai detto di Insigne, qualche tifoso ha detto hai visto
che a caldo ha detto che il Napoli ha giocato con intensità e sempre gioca con intensità, l'ha detto anche Benny Carbone, al di là di quelli che sono i pareri personali di altri ex calciatori, ma il Napoli ha giocato con intensità, quindi le occasioni le ha create. Benny, No, ma non scherziamo, Antonio, ma ha giocato con grandissima intensità il Napoli, ma gioca sempre con grandissima intensità, perché c'è il fatto che il Napoli faccia la partita, o quasi tutta la partita, nella metà campo degli avversari, significa che ha un'intensità notevole e che comunque ha una mentalità propositiva, che attacca sempre in avanti, vuole vincere sempre la partita, cioè, ma questo è fuori di dubbio. Giusto. Beh, io come sempre ti ringrazio per la tua splendida disponibilità, ti mando un grande abbraccio, alla prossima. Grazie Antonio, un abbraccio a tutti i napoletani, un abbraccio a te grande, grande. Grazie, Grazie. grazie a Benny Carbone, prima Maradona, poi Gianfranco Zola e Benito Carbone in diretta con noi. Ciao Benny. Ciao ciao. Grazie, grazie a Carbone, Benny numero 10 del Napoli di qualche anno fa, per essere stato in diretta con noi, e vedo che molti di voi annuivano su quello che diceva Benny Carbone. Io sono d'accordo con lui quando sostiene che questa squadra ovviamente riesce a dare delle garanzie, anche perché vediamo che è una squadra che sì, può avere delle amnesie, ma comunque garantisce un certo rendimento. Buonasera al nostro prossimo ospite, da un numero 10 a un numero 9, Stefan Schwok. Ciao Stefan, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E allora Stefan, da dove partiamo? Dalla sconfitta a sorpresa con il Cagliari? Ci può stare 90 minuti di pressing? Da ex calciatore come l'avresti vissuta? 90 minuti di pressing, la palla non entra, contropiede, segnano e perdi. Ma l'avrei vissuta come tutte le volte che ho visto una sconfitta, male, anche se viene in modo, diciamo, immeritato, l'ho sempre vissuto male, però sicuramente so anche che fa parte di un campionato dove ci può stare. L'importante, sai, che non manchi la prestazione. Penso che il Napoli, ieri io non ho potuto vedere la partita perché Sì. commentavo la Salernitana, però ho sentito che la prestazione c'è stata, no? È stata Sì. una partita un po' abbastanza sfortunata, la palla sembrava non volesse entrare mai, e perciò fa parte di quelle partite dove anche se giochi 2 giorni la palla non la butti dentro. Ti do un dato, 17 tiri in porta del Napoli, uno del Cagliari, uno non si fa per dire, è proprio il gol e basta. Diciamo che è stato più bravo il Cagliari allora. No, sai, ti dico, a parte le battute, sono partite che nascono così. Mi spiace, sai, alla fine Certo. i punti persi contro queste, diciamo, piccole, no, a confronto del Sì. Napoli, anche su Cagliari ormai da tanti anni che Serie A, dopo pesano, perché vedi che Inter non si ferma, la Juve anche se fa fatica alla fine vince, e magari, sai, questi punti li possono costare qualcosina. Ci sono però sempre gli scontri diretti, quindi non è detto, perché molti, sai, poi sono catastrofisti, dicono ormai dopo 5 giornate è già fatta, non, il Napoli non potrà più arginare questo gap, non si possono dare giudizi definitivi già oggi, no? No, vabbè, definitivi no, il campionato è tanto lungo. Se voi vi ricordate 3 anni fa, la Juve, quando partì molto male, aveva 12-13 punti di svantaggio dal Napoli. Sì. Li recuperò tutti, cioè, perciò c'è la possibilità di recuperare, anche perché quest'anno il campionato con l'Inter mi sembra già un po' più equilibrato, no? Sì. Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più degli altri, poi c'è la Roma che secondo me potrà fare anche bene, perché insomma le squadre qualche punto magari lo possono perdere in giro, ma è assolutamente presto per dare giudizi finali. Stefan, Napoli ha fatto una campagna acquisti per alcuni un po' a sorpresa, però nei fatti se guardiamo i giocatori che ha chiesto Carlo Ancelotti li ha ottenuti. Se guardiamo anche l'impatto che ha avuto un numero 9 come Fernando Llorente,
tutto sommato si può essere soddisfatti, perché tra presenza in Champions League, presenza contro il Liverpool, esordio, vittoria importante, poi dopo 3 giorni il Napoli va a Lecce, un campo che conosci bene, difficile, riesci a vincere, quindi nessun calo psicologico. E in termini di assist e in termini di gol riesce a dare un contributo, ma qui sta azzeccato. Beh, sai, non è che puoi andare a discutere un giocatore come Llorente, un giocatore che ha vinto, vinto in Spagna, ha vinto in Italia, insomma, un giocatore importante che ha sia il carisma e sia le qualità tecnico-morali per poter dare una grossa mano al Napoli. Si è visto con l'impatto positivo che ha avuto, un giocatore che in area di rigore sa sempre dove stare, un giocatore che ti dà la prestanza fisica, un giocatore che ha sempre una parola per il compagno, perciò sicuramente un giocatore che farà fare un'ulteriore crescita al Napoli, secondo me. E arriva una domanda extra campo che ti riguarda, perché ovviamente ricordano i tuoi trascorsi in maglia azzurra e quindi anche tuo figlio, ma che ricordi ha di Napoli? Quindi ti arriva una domanda che non era prevista, se vogliamo, e che affetto c'è ancora a distanza di anni, sia in Stefan Schwok che nella sua famiglia poi? Beh, il mio si trova uguale, perché io, guarda, sono appena tornato adesso da Napoli, perciò non è che... appena, so. Io appena poi riesce, per esempio. Ma vengo tutte le settimane, perché poi collaboro con delle emittenti giù, perciò certo. Sono giù tutte le settimane. Ma sai, di Jacopo, è grande, no? Lui è tanti anni che adesso... Siamo tornati due anni fa l'anno scorso insieme, che abbiamo visto una partita di Champions. Beh, lui c'ha sempre bei ricordi, no? Perché aveva un'età, aveva 8 anni quando era a Napoli, insomma era piccolo, però c'è sempre dei bei ricordi, il mare, poi sa che siamo stati molto bene, perciò sicuramente... E poi in quegli anni il papà faceva la differenza, cioè tu sei arrivato a Napoli... È una città che ormai fa parte della nostra vita e lo farà sempre. È vero che quando poi... indossi quella maglia resti napoletano per sempre, è una cosa che coinvolge anche un po' tutte le famiglie, questo l'ho trovato non solo in te Stefano, che sei rimasto ovviamente legato a Napoli, ma in tanti ex calciatori del Napoli, è come se ti entra dentro e non se ne va più Napoli, è una malattia positiva. Ma sai, è una... caduta la linea con Stefan, proviamo subito a ripristinarla, però vedevo anche tanti altri messaggi che riguardano, intanto mi dicono c'è Stefan, è così. Allora, ti stavo dicendo che è una di quelle città, come città, no? E ti piace o non ti piace, però Napoli è un po' particolare, Napoli non c'ha via di mezzo, no? O ti prende oppure non ti piace, perché conosco anche altri giocatori che magari gli è piaciuta meno, però per me è una città, per me è una città stupenda, cioè Napoli. A parte il fatto che quando sono là mi sento a casa, perciò, sai, quando uno è a casa fa sempre bene. Detto da un altoatesino napoletano, ormai possiamo dire, fa ancora più piacere. Stefano, tornando ai giorni nostri e quindi all'attualità, nessun contraccolpo psicologico, immagino, anche perché gli ho chiesto ad Ancelotti, ma è più la rabbia per... aver visto un Napoli che per 90 minuti ci ha provato, tanti tiri in porta non ti entra, oppure quella di aver subito gol, poi se vogliamo sull'unica disattenzione, le ha detto non ho nulla da rimproverare alla squadra, ci sono altre partite magari dove non meriti e vinci lo stesso. Ovviamente tanto rispetto, tanto di cappello per il Brescia, arriva Balotelli, tanti discorsi simili, però è ovvio che se Napoli la gioca come sa, quindi con lo stesso atteggiamento solito, non dovrebbe avere grandi difficoltà. Ma sai, abbiamo visto, no? Cioè, il Brescia la Juve, no? Che certamente paragonare al Napoli, e poi pensare che il Napoli possa sbagliare ancora a casa, è difficile. Se nel calcio tutto ci sta, bisogna stare attenti, bisogna non mollare mai, fare tesoro di quello che è successo e cercare di portare a casa questi 3 punti importantissimi.
Ci credi allora per un Napoli protagonista ancora in vetta? Ma ci credo, ma ormai penso che ci credano tutti, no? Tanto lo sappiamo come sono i napoletani, vivono di entusiasmi incredibili, poi si demoralizzano, insomma, però sì, sicuramente il Napoli è una di quelle squadre che fino alla fine dovrà fare bene e farà bene. Dai, incrociamo le dita. Nel frattempo ti ringrazio come sempre della tua disponibilità. Un grande abbraccio a Stefan Schwok. Ciao Stefan. Grazie a voi, ciao, buona serata, Grazie, ciao ciao. grazie Stefan per essere stato in diretta con noi. E allora, ragazzi, io leggo anche tanti messaggi, ovviamente non euforici, ma qua nessuno è contento della sconfitta che c'è stata. Attenzione, non è che vogliamo sminuire il risultato ottenuto, fermo restando che però non bisogna nemmeno esagerare poi con le analisi e fare dei commenti così esagerati, appunto, e catastrofici. Detto ciò, buonasera a Gaetano Fontana. Ciao Jimmy, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovato, ciao. Sbaglio? Cioè, nel senso, sì, sconfitta, però vediamo pure com'è arrivata questa sconfitta col Cagliari. Ma sì, bisogna comunque fare delle giuste e attente valutazioni, perché a volte l'emozione del risultato negativo può indurre a fare pensieri che sicuramente si discostano da quello che la partita in realtà ha detto. È ovvio che si cerca di fare tutto per ottenere il massimo dei risultati, ma quando questo non arriva, ovviamente bisogna fare giuste valutazioni. E ripeto, in questo caso un allenatore o una società non deve assolutamente farsi condizionare da quello che è l'umore della piazza o l'umore dello stesso risultato. Ecco. Gaetano, ma ti arriva una domanda secca da parte degli amici che ci stanno seguendo attraverso i social che riguarda la Champions. Ti aspettavi questo trionfo che c'è stato con il Liverpool, anche per come è arrivato, per il saper soffrire in campo al momento giusto, se vogliamo, contro una squadra, una corazzata, i campioni d'Europa, e poi anche la reazione della squadra che c'è stata 3 giorni dopo, la bella vittoria con il Lecce. Molti dicevano: beh, c'è il rischio che il Napoli possa avere un calo, così non è stato. Io trovo anche cattivo dire che c'è stato un calo col Cagliari, perché se leggi il risultato e leggi 1-0, dici vabbè, è stato bravo il Cagliari, una vittoria di misura. Se però leggi il dato relativo al possesso palla, 63% Napoli più i 17 tiri in porta dello specchio alla porta e uno del Cagliari, e beh, allora forse la valutazione va fatta in modo diverso. Ma esatto, è giusto quello che dici perché mi riferivo proprio a questo, no? A volte le partite nascono in un certo modo e nonostante un palleggio in percentuale così elevata che è tenuto delle tantissime conclusioni non riesci a finalizzare, può rientrare magari nell'arco di una giornata, di una stagione, una giornata così. E poi con tiro in porta vanifichi tutto il lavoro che è stato fatto, però sono numeri che confermano la prestazione di Lecce e conferma la prestazione fatta in Champions con il Liverpool, per cui la squadra è in salute, è viva, gioca a calcio, sa proporre gioco, è quasi sempre padrone del campo, per cui voglio dire, queste sono le caratteristiche che un allenatore osserva e guarda e ragiona Ancelotti quando dice di essere assolutamente tranquillo che non si fa condizionare dal risultato. Dispiace perché Eh ovviamente certo, cioè non è che qua terreno uno vuole proprio sminuire una esatto. sconfitta, attenzione, non No, è. no, no, no. Però È sempre una sconfitta che va valutata, va ovviamente circoscritta in quello che è stato anche l'episodio o gli episodi che non ti hanno permesso di poter capitalizzare quanto hai fatto, però ripeto, bisogna andare oltre perché se ci fosse stata una prestazione insufficiente o magari un calo di attenzione generale o un discorso fisico, ovviamente questi sono i dati sui quali un allenatore riflette e cerca di porre rimedio. Come dicevamo, è sempre una sconfitta, va valutata come tale, ma non bisogna fasciarsi la testa quando
i numeri e le azioni da campo dicono che è stata una prestazione sicuramente sopra le righe. Senti, ma a un allenatore dà fastidio quando parte da un proprio credo tattico, no? E quindi cerca di sviluppare questa idea ai propri giocatori. Poi senti l'opinione pubblica che vuole darti dei consigli e dice, che ne so, il Napoli giocava meglio col 4-3-3, doveva giocare Llorente al posto di Lozano perché Lozano non era la punta centrale per giocare sull'esterno. Come le legge l'allenatore queste Ma considerazioni? O non le legge proprio? Magari anche no, questa è la verità. no, secondo me, beh, oggi con il mondo social ormai siamo un po' tutti quanti Allenatori. padroni della tastiera e scriviamo e diciamo qualsiasi cosa rispetto al passato. È inevitabile che anche il tifoso comune esprime la propria opinione. E questa arriva perché comunque, ripeto, ormai i mezzi di comunicazione sono così variegati che arriva qualsiasi tipo di idea o di suggerimento, chiamiamolo così. Ma è ovvio che poi ti fa un po' sorridere, no? Perché comunque Certo. un allenatore ha sotto mano la squadra, sa quello che sta lavorando, conosce benissimo lo stato dei giocatori, le caratteristiche e quindi un tifoso o uno pseudotale si limita a vedere la squadra una volta a settimana quando va in campo e sentenzia dei giudizi che spesso e volentieri sono fuori luogo. Perché? Non perché magari il tifoso non vede, non capisce il calcio, ma perché alcune valutazioni vengono fatte prima della partita. Vengono considerate fatte le considerazioni prima della partita, per cui tutto rientra in una logica di una costruzione di una gara. È ovvio che dopo il novantesimo tutto è discutibile e non si può sicuramente tornare indietro. L'allenatore deve fare delle scelte sapendo che in quel momento quelle scelte sono le scelte migliori per quel tipo di partita. Poi ovviamente c'è la partita, c'è il campo, c'è tutto quello che viene fuori, ma onestamente le cose le devi pensare prima, le devi fare prima. Poi suggerimenti ci sono, fanno parte del nostro modo di fare calcio, del nostro modo di raccontare calcio. Il nostro è un paese che vive Di calcio, è di vero. queste cose, di calcio, e quindi tutti raccontano e tutti sanno qual è la medicina giusta, ma in realtà io dico che c'è differenza tra chi fa la guerra e chi scrive libri sulla guerra. Ecco, allora, su queste parole arriva una domanda per te da Instagram di Napoli Magazine relativa a Fabian Ruiz. Quanto è importante in questo Napoli? Dove ti ha convinto di più? Quando per esempio è stato inserito largo a sinistra, anche da centrale, l'ho provato anche trequartista, forse lì ha meno il passo, no? La gamba, come si dice in gergo, però tutto sommato questo giocatore, pian piano, anche alla luce del grande europeo disputato con la Spagna Under 21, si sta ritagliando uno spazio importante. Poi invece ti chiedo un altro tifoso, Roberto, di Elmas, perché anche lui giovane, ha appena compiuto 20 anni. Però, ecco, tutto sommato, già grande personalità, conta in una piazza come Napoli, perché serve anche avere la giusta cognizione di dove ti trovi, e quindi questo serve per far sì che poi riesci a dare un contributo importante alla tua squadra. O sbaglio, caro Gaetano Fontana? No, è così, è così. Intanto parto da Fabian Ruiz e dico che è un giocatore eclettico, un giocatore che ti dà tante soluzioni, tante alternative e averlo in una squadra, un giocatore così importante di quella qualità, ovviamente per un allenatore rappresenta tanto, per cui credo che Ancelotti non abbia assolutamente bisogno di suggerimenti per dove piegarlo. È ovvio che avendo tanti elementi a disposizione, a volte cerchi di mutare con questi giocatori e con le caratteristiche che portano anche un assetto tattico per cercare di sorprendere anche gli avversari che ti studiano, che cercano comunque di sporcarti la partita, di limitare questi grandi campioni che hanno una qualità immensa e cerchi di sorprenderlo anche attraverso la posizione
dei giocatori che tu dai in campo. Fabian Ruiz è un giocatore che è nato da trequartista, è stato spostato sulla fascia, come hai detto tu. L'anno scorso ha fatto grandissime cose quando ha giocato da centrocampista centrale, Sì. perché ha qualità, ha passo, ha intelligenza tattica, ha tutto quello che serve in quel ruolo per essere un centrocampista moderno a due, ecco. Però, ripeto, sono esternazioni, non di un allenatore, ma di uno che è amante di calcio, che guarda, ma senza giudicare, perché assolutamente poi Ancelotti sa benissimo dove piegarlo e dove farlo rendere al massimo, ecco. Invece l'altro ragazzotto sta dimostrando veramente una personalità impressionante, per età e per l'ambiente dove si trova a lavorare, dove le partite sono sentite, una pressione a livello ambientale c'è, per cui sta reagendo veramente bene, sta reagendo da campione, per cui a volte anche puntare sulla spensieratezza di questi ragazzi quando riescono a trovare questa padronanza della gestione emozionale, che ti permette comunque di dare qualcosina in più alla squadra, appunto perché ti presentano freschezza, ti presentano questa invidiabile Euforia, no? supponenza. Quasi un... Sì, io la definisco supponenza data dall'innocenza dell'età. E Certo. va bene, per cui meglio così, perché il Napoli si ritrova un giocatore di grande valore che in questo momento sta sfruttando al massimo. L'avevano dato per bollito, mi riferisco a Fernando Llorente, tutto sommato bollito non è, no? Sbaglio a fare questa No, considerazione. ancora birra, ancora birra. È uno che fa la differenza. Serviva, no? Uno così, anche come struttura fisica, non c'era nel Napoli. No, ma non solo, serviva come esperienza internazionale all'interno di uno spogliatoio come quello del Napoli. È un riferimento importante, ha girato grossi club, porta mentalità, è un giocatore che insomma in uno spogliatoio serve per comunque portando in dote quello che porta lui, riesce anche ad alzare di livello qualche altro giocatore, quindi io credo che sia stata una mossa azzeccata. Per quanto magari De Laurentiis non sia avvezzo a degli acquisti Di una sopra certa età, una è certa vero. età, però insomma questo è stato un colpo veramente importante, mirato e assolutamente dalla società che l'ha portata a Napoli, insomma. Quindi possiamo stare tranquilli così, tranquillizziamo anche un po' i tifosi che ci scrivono e dicono Napoli batte Liverpool, vince in trasferta a Lecce, poi perde con il Cagliari. È chiaro che sono situazioni che poi vanno analizzate nel dettaglio, fermo restando che non significa che il Napoli è diventato una squadra di brocchi improvvisamente e che quindi adesso si è smarrito tutto quanto di buono è stato fatto finora. Gaetano Fontana ce lo insegna, il calcio è fatto di fattori imponderabili che possono verificarsi una volta ogni 100 anni, ogni 100 minuti, però non è che poi è sempre così, altrimenti veramente ragazzi qua non la finiamo più. Per chiudere, Jimmy, c'è Genk Napoli anche dopo il Brescia, insomma il Napoli che ritorna in Champions, un'altra sfida interessante. Ricordiamo che questa sfida arriva dopo aver battuto il Liverpool, e quindi se vogliamo una bella iniezione di fiducia per affrontare in maniera più sciolta poi tutto il gruppo di Champions. Ma sì, dai, l'intenzione è proprio questa, credo che stia lavorando in Napoli per cercare di spianarsi la strada, e come dicevi tu, anche questi eccessi di umore non fanno certamente bene, ma insomma tu conosci la piazza di Napoli meglio di me, io l'ho vissuta, ma non è solamente Napoli, siamo
è l'indole italiana a portare così in alto quando c'è un risultato importante come quello che ha ottenuto il Napoli in Champions e Storico, è deprimersi e passato buttare quasi, tutto no, è passato così. quasi in secondo piano, forse si sono dimenticati, non è che battere 2-0 il Liverpool è cosa di tutti i giorni, non accadeva da Assolutamente, 6 mesi, no, mai. c'era riuscito solo il Barcellona a battere il Liverpool, quindi non è che parliamo di squadrette, Esatto. E poi voglio dire, i tifosi devono stare sereni perché c'è un progetto tecnico importante e l'equilibrio all'interno della struttura di una società di elite come Napoli ci sta. Viene compreso sicuramente l'umore della piazza perché non fa piacere a nessuno perdere, Chiaro. tantomeno ai giocatori, agli allenatori e alla società, però Napoli credo che debba stare tranquilla perché insomma la rosa è abbastanza competitiva, il campionato è lungo, la Champions è tutta da giocare, per cui insomma c'è da stare solamente sereni, vivere il momento che è un momento importante e cercare di continuare a dare quel sostegno e quel contributo che Napoli riesce a dare alla propria squadra. Gaetano, un abbraccio forte, grazie mille come sempre. A te un abbraccio, un saluto a tutti. Grazie Ciao. a Gaetano Fontana per essere stato in diretta con noi, sempre molto lucide le sue analisi. Ci avviamo verso il rush finale della trasmissione, ma restate con noi perché abbiamo ancora tanto da raccontarvi. E saluto anche gli amici che ci stanno scrivendo. Forza Napoli oltre il risultato, Forza Napoli oltre il risultato. Pasquale Setola attraverso la chat di Facebook. Gennaro invece dice calma e sangue freddo perché il Napoli è una squadra forte. Lo chiediamo alla nostra prossima ospite in collegamento con noi, giornalista sportiva, conduttrice di gran classe, Monica Bertini. Ciao Monica, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, può succedere un piccolo passo falso in un turno infrasettimanale? Diciamo di sì, perché Assolutamente sì, anzi, i piccoli passi falsi possono capitare sempre e forse è meglio che capitino all'inizio piuttosto che poi quando veramente si è in fase molto molto più calda della stagione. Detto questo, diciamo che ha contribuito, dai, un pizzico di sfortuna perché comunque se si vanno a sviscerare un po' i dati del match e guardandoli di fatto non c'è stata partita, il 63% di possesso palla in favore del Napoli rispetto al 37, 17 tiri contro 5, poi sono rimasta impressionata dal numero degli angoli, che sono stati 13 per il Sì. Napoli contro 1 del quindi c'è assolutamente, Meret di fatto non è mai stato impegnato e quindi sì, ecco, bravo, chiamiamola sfortuna, dai, in questo caso sì. Sì, tra l'altro poi ne ho parlato proprio con Ancelotti a fine partita, l'ho visto cioè, arrabbiato più che altro, non in difficoltà, perché lui diceva non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché per 90 minuti hanno tenuto bene il campo, quindi non è che il Napoli è venuto meno, non si è impegnato, è stato poco intenso come qualcuno ha ipotizzato, però non ti porto in questa polemica, ma No, no, semplicemente dobbiamo no. dire che la prestazione c'è stata, quindi va analizzata anche questa cosa per parlare della sconfitta che poi si è Sì, verificata. Poteva vincere il Napoli, invece ha perso, ecco, questa è la realtà dei fatti. questo sì, però secondo me in questo momento è sbagliato focalizzarsi semplicemente sulla partita di ieri, perché è vero che siamo all'inizio, però forse c'è, cioè, già dopo 5 partite mini bilancio che bisogna tracciarle, riflettendo proprio sul percorso del Napoli, benissimo, cioè comunque si è tutti lì, è appena iniziato e tutto, però cioè, il fattore gol è croce delizia, mi sento di dire, perché la delizia sta nel fatto che avendo realizzato le 13 reti, di fatto è la squadra che è stata più concreta fino ad ora in tutto il campionato, però stavo controllando oggi perché avevo questo dubbio, ne ha subiti 9 il Napoli di Sì. gol, che praticamente sono gli stessi della Roma e nelle prime 13 posizioni della classifica nessuno ha fatto peggio e dal Napoli con tutte le ambizioni che ha questa squadra non ci si aspetta che possano essere incassate fino ad ora 9 gol e ripeto con le altre squadre molto meno. Se poi altra cosa che mi sento
sento di dire alla piazza napoletana che è così calda, così affettuosa e così trascinante anche. Bisogna supportarle questi ragazzi, perché il ruolino di marcia è vero che all'inizio, è vero che San Paolo ci sono state semplicemente solo due partite, però non ha visto Napoli protagonista. Cioè, se le 13 reti realizzate, tu a San Paolo e 11 fuori. Ecco, è un dato secondo me questo. Assolutamente, Monica. Tra l'altro dobbiamo anche dire che, se vogliamo, per fortuna, anche ascoltando l'analisi di Insigne fatta a caldo dopo il Cagliari, si torna subito in campo, avversario il Brescia, quindi un avversario che sulla carta tutti diranno è la portata del Napoli, però il Napoli ha dimostrato di rispettare tanto ovviamente i propri avversari, e quindi se il Napoli continua sulla strada tracciata nelle prime partite, è ovvio che non sempre può andarti male. No, non sempre può andarti male, giustamente, non si sottovaluta nessun tipo di avversario, così quantomeno ha sottovalutato il Brescia, considerato che appunto il Napoli arriva da questa sconfitta che sicuramente non gli permette di star tranquilla. Ecco, se avesse fatto il Gilotto come ha fatto l'Inter, magari ci può fisiologicamente magari un attimino l'abbassamento della guardia ci sarebbe stato. In questo caso il Napoli non se lo può neanche permettere, perché nel suo percorso dopo la sconfitta con la Juventus e appunto quella di ieri non se lo può più permettere. A proposito di Juventus e quindi di Brescia, che è il prossimo avversario, è proprio questo il punto, che il Brescia secondo me ha fatto piuttosto bene con la Juve, è arrivata la vittoria di Bianconeri in rimonta, quindi attenzione, me la sento di anche Balotelli, credo che comunque nel finale sia, magari non è ancora al top della forma, però era cresciuto e il ritmo partita non lo si può acquisire in una gara, però certamente insomma parte dopo partita, e quindi quella sarebbe poi già la seconda per Mario, quindi, e poi sappiamo che lo lega un rapporto particolare con la piazza napoletana, sì. Quindi insomma attenzione, però magari se vuole fare un piacere alla figlia fa vincere la squadra della figlia, no? Bisogna capire però se vuole dedicare oppure se invece ti fa per il papà, bisogna capire questo. Ma non lo so, mi informerò magari anche con la mamma. Mi informerò con la mamma e ti farò sapere. Va bene. Monica, ma al di là di tutto, quest'Inter e questa Juventus un po' ti hanno sorpreso come approccio, inizio di campionato, Conte feroce, anche se ha avuto, a mio avviso, un cammino tutto sommato alla portata. Tante cose, no? Sarri che allora, forse si sta registrando. Hai utilizzato il termine sorpresa. Io per l'Inter non sono assolutamente sorpresa. Io mi aspettavo questo percorso, perché come hai detto tu, anche il calendario, almeno quello iniziale, è sicuramente favorevole ai nerazzurri. Ho visto l'Inter durante il derby, considerando un Milan in grandissima difficoltà, ma l'Inter è stata assolutamente padrona in una gara appunto sentita come il derby, così come tutte le altre che ha condotto fino ad ora. Ieri magari un po' più a fatica, ma alla fine se segnano anche i difensori, comunque in qualsiasi tipo reparto del campo, insomma sappiamo quanto è bravo a motivare tutti Antonio Conte, questo sì. E potrebbe essere una secondo me in questa stagione per quanto riguarda la vittoria dello scudetto. Non sto dicendo che lo già da adesso lo do all'Inter, no, anzi il Napoli assolutamente può entrare, no, in ma conto. Dopo 5 giornate secondo me è pericoloso dire già no, ma infatti assolutamente io non dico questo, dico che probabilmente la guerra tra virgolette è molto più agguerrita, scusate il gioco di parole, certo, combattuta, rispetto magari qualche stagione fa che era sempre Juventus-Napoli, 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 e alle ultime partite i bianconeri magari prendevano il volo. Secondo me nell'arco della stagione ci potrebbero essere più avvicendamenti rispetto alla classifica, questo intendevo dire. E quindi magari più cambi della guardia. È chiaro che la Juventus, che attualmente ha un grandissimo allenatore come Sarri, e non ti ho mai nascosto insomma quanto io
Spinizzari anche la concorsa al Chelsea e tutto, ma stimo tanto anche Massimiliano Allegri. E non lo so, voglio vedere a fine anno cosa dicono i tifosi. Senti, ma a proposito... Hanno tanto criticato il gioco di Allegri, ma a livello mentale Allegri era molto forte. Non dico che Sarri non lo sia, ma sicuramente nella gestione del gruppo, secondo me, Allegri ha qualcosa in più. Ecco, allora a tal proposito, lo diciamo oggi, quindi in netto anticipo, siamo a fine settembre. Ma ovviamente no, nessuno gufa e nessuno vuole il male di nessuno. Però laddove dovesse andare male il cammino ancora della Juventus, quindi con qualche intoppo, qualche prestazione non convincente, ma un ritorno di Allegri sarebbe una cosa così azzardata, secondo te? No, allora, no, questo mi sembra un po' decisamente prematuro di una cosa del genere, perché non stiamo parlando di una stagione in cui la Juventus è partita male, stiamo parlando di una stagione in cui la Juventus ha due in meno rispetto alla capolista. La capolista le ha vinte tutte, quindi ciò significa che a differenza dell'Inter si sono stati pareggi. Sai però che loro sono abituati male, cioè nel senso che ecco, in senso buono è che le devono vincere tutte, quindi sono abituati male perché sono sempre stati abituati a vincere. Esatto. Però ripeto, e nella vittoria c'erano tanti ingredienti, c'era anche una componente mentale. Cioè, io non riesco a capire questa cosa qui, ma non la capivo già negli anni passati quando veniva sempre criticato la Juventus di Allegri. Si vuole vincere o si vuole giocare bene? Cioè, nel senso, se si vuole vincere col bel gioco è il top. Perfetto. Ma tra le due, forse, cioè, la vittoria a livello sportivo è quello che conta, altrimenti siamo tutti amici e andiamo alla partitella dell'oratorio. Certo. Quindi, resta tra me e te, mi espongo anche io. Non è vero? No, dico io avrei fatto fatica a cambiare Allegri, soprattutto dopo tanti scudetti vinti. Tant'è vero che pure Andrea Agnelli era quella del popolo bianconero, esatto. Anche perché da insomma la tifoseria e i Mogugni erano già da mesi, ancora prima della sconfitta con l'Ajax, insomma. Io so che da Allegri ad un certo punto, no, anzi, forse non è mai piaciuto, ma ad un certo punto è stato insopportabile. Però qui bisogna, ripeto, mettersi un po' d'accordo. Sacrifichiamo il bel gioco per la vittoria o sacrifichiamo la vittoria per il bel gioco? Secondo me prima c'era un certo tipo di filosofia, sacrifichiamo il bel gioco per la vittoria. Adesso non lo so, vedremo. Io direi non sacrifichiamo nulla e proviamo a vincere uno scudetto, ma questo al di là della Juventus che vince da troppi anni. Però no, questo io penso... è l'idea di tutti. Anzi, in modo tale da cambiare un po' così l'inerzia degli ultimi anni, perché ragazzi, una monotonia proprio. Della Juventus era continuiamo a vincere, anzi non posso parlare al passato, l'obiettivo della Juventus è assolutamente noi continuiamo a vincere in Italia, cerchiamo di vincere anche in Europa e tutto questo potrebbe passare attraverso il bel gioco di Sarri. Questo è giustamente il progetto di casa Juventus. Chi vivrà vedrà. In effetti non lo possiamo dire oggi, però ci piace tanto parlare. Non lo possiamo dire oggi, semplicemente ci possiamo basare su queste prime giornate di campionato, sulla la bella gara comunque del Napoli che ha fatto in Champions, perché è partito decisamente con il piede altro che giusto, e quindi vedremo. Ecco, mi intendo semplicemente di dire che forse questo campionato sarà più avvincente, non sarà solo Juventus e Napoli, ma sarà anche Inter in modo più concreto. È venuto meno per il momento il Milan, però ci sono delle realtà che fanno divertire. L'Atalanta ormai si attesta nei piani alti della classifica già da diverse stagioni, c'è questo Cagliari che insomma sta facendo molto bene. Siamo all'inizio, ma io lo trovo veramente molto divertente questo campionato. Staremo a vedere nel frattempo. Grazie alla collega giornalista conduttrice Monica Bertini. Ciao Monica, un abbraccio. Grazie a voi, è sempre un piacere essere in vostra compagnia. Grazie mille anche per noi. E allora grazie a Monica Bertini che ha chiuso insieme a Gaetano Fontana, Stefano Svoc e Benito Carbone questa puntata di Napoli Magazine Live. Ricordo le repliche, oltre che su Giulia Italia, anche sul 100 tutti i giorni alle 22 e su Telelibera. Vado a ringraziare
I nostri amici che si sono collegati, quindi tanti, attraverso le chat di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e su napolimagazine.com, tantissimi commenti, vi ringrazio, li ho letti tutti e mi hanno dato un bel contributo come sempre per la trasmissione. Ringrazio in regia ovviamente Luca D'Andrea, Francesco Cardamone, Antonio De Vivo, Antonio Cerbone, Antonio Perugino, tutti che sono sempre preziosi per la messa in onda di questo programma. E vado a ringraziare anche i nostri sponsor Euronics, Gruppo Tufano Cafarelli, poi abbiamo anche Tufano Gomme ad Alzano, all'Interporto di Nola, a Casandrino, Prezioso Casa, la cameretta ufficiale del Calcio Napoli, presente anche a Salerno a partire da ottobre. Abbiamo una new entry che è Udrive Cars, drivecars.it a Nola, la sede principale, ma anche in altre sedi. Vi invito a visitare il sito per scoprire tutti i dettagli e le offerte. E poi ringrazio Afigliano Marinara in via Foria 180-182, nostro sponsor storico. Quindi un abbraccio anche alla signora Assunta che ha compiuto gli anni da poco. Da Antonio Pedrazzolo è tutto. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con Napoli Magazine Live. Ciao, alla prossima, non andrà sempre male. Questo programma è stato offerto da Euronics Gruppo Tufano fino al 27 settembre. Continuano gli sconti fino al 50%. Qualche esempio? Samsung Smartphone Galaxy A10, tuo a 129 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2020. Samsung Smart TV 65 pollici 4K, tuo a 599 euro. Scarica l'app di Euronics e consulta il nostro volantino e le offerte a te dedicate. Acer Notebook con SSD da 128 giga, tuo a 349 euro. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Normende Android TV 32 pollici, tua a 149 euro. PlayStation 4, più Call of Duty Infinity Warfare, tuo a 269 euro. Vieni a trovarci e scopri le offerte a te dedicate. Il bello da Prezioso Casa è che ti senti proprio come a casa, la tua. Mille ambienti, rigorosamente made in Italy. E 35 consulenti che ti seguono passo passo, proprio come me. Prezioso Casa, sempre più vicino a te. Eh? Pure troppo. Prezioso Casa. Approfitta ora per cambiare le gomme della tua auto. Vieni da Tufano Gomme. Sì, da Tufano Gomme Arzano, non perdere questa occasione. Sconti fino al 70% per l'acquisto di 4 pneumatici. Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas. Da oggi anche centro revisioni. Convenzionato con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, Arzano, Nola, Casandrino. Drive è
Enola, in piazza Clemenziano, numero 12, a Comiziano, incrocio strada statale 7 bis, a Napoli, in via Scarfoglio, 5A, e a Caserta, alla rotonda di Caserta Sud. www.udrivecars.it